Correggere la presbiopia è possibile, assolutamente, ed è di fatto, direi, la metà degli interventi che facciamo, per cui una grossa quantità di interventi la settimana o il mese vanno a correggere la presbiopia. In particolare, la presbiopia si corregge in due modi. Si corregge andando a cambiare il cristallino, che è la lente che abbiamo all'interno dell'occhio, quando questo cristallino è sporco, ovvero facciamo un passo indietro. La presbiopia è l'incapacità del cristallino, che è la lente che abbiamo all'interno dell'occhio, di contrarsi adeguatamente per mettere a fuoco. Questo è un processo che comincia, come noto, intorno ai 40 anni. Tuttavia, tra i 40 e i 60 anni questo fenomeno si completa. Ma il cristallino perde solo la sua capacità contrattile, non perde la sua trasparenza. Questa tipicamente viene persa più avanti, intorno ai 65, 70 e avanti anni. Quindi, se nel paziente è presente una opacizzazione di questa lente, ovvero una cataratta, ovviamente andremo a cambiare il cristallino con l'intervento di cataratta fatto con tecnologia laser che ci consente di correggere il difetto visivo, di eliminare la presbiopia e di ripristinare la qualità visiva nell'occhio. Se invece il paziente non ha la cataratta, e questo mediamente avviene per quei pazienti che hanno meno di 65 anni, allora voi capite che sarebbe sprecato in queste persone andare a sostituire il cristallino, perché è già trasparente o magari ha ridotta la sua capacità contrattile, ma è ancora presente. Quindi andiamo a intervenire sulla cornea. E come lo facciamo? Come funziona la presbiond? La presbiond va a correggere completamente il difetto visivo del paziente. Per esempio, se il paziente è miope, ipermetrope o astigmatico, viene corretto il difetto visivo e l'occhio dominante del paziente viene messo a fuoco meglio per lontano. L'altro occhio viene messo a fuoco leggermente meglio per vicino. Questo che cosa significa? Che se il paziente guarda lontano all'infinito e fa così, noterà una minuscola differenza tra due occhi. Uno vede un po' meglio da lontano e l'altro vedrà un pochettino meglio da vicino. È uguale facendo una lettura da vicino, tappando alternativamente gli occhi, si percepirà una certa differenza. Ma il cervello, che sta al centro, fonde completamente queste immagini perché la messa a fuoco creata dalla presbion consente la perfetta fusione dell'immagine proveniente dai due occhi, quindi il paziente avrà di fatto la totale libertà dagli occhiali. Questo per la enorme soddisfazione di tutti i pazienti che felicemente ogni settimana operiamo.